una battaglia contro un esercito nemico schierato in armi, più o meno potente, ma comunque un guerra. Dei militari contro militari. Qua invece abbiamo fatto la guerra non parallela, quindi la guerra che si traduce nello sterminio delle persone, degli innocenti, Che è il gente. parallelo con quello che è avvenuto a Gaza. Certo, È tutto lì il discorso. esattamente. No, il peggiorativo è Certo. analogo ma peggiorativo. Esattamente. Quindi siamo arrivati al La guerra punto. con tutti i mezzi i più subdoli possibili, Certo, tipica di questa gente. allora questa gente va eliminata in maniera totalizzante, come aveva cominciato a fare giustamente Chi di dovere? Chi di Hitler. dovere? Hitler Chi di aveva fatto, dovere? sapeva bene con chi cazzo c'aveva a che fare. Anche Churchill, tant'è che ha creato, giustamente dal punto di vista suo, questa enclave in Palestina, inizialmente composta da uno sparuto numero di persone, che poi gradualmente. Anche se visto bene nel film Exodus, tu hai citato Sì. prima il Settimo Sigillo, nel film Exodus, dove si faceva vedere quanto erano buoni e subissati, angariati i palestinesi, Palestinesi. no, gli israeliani, Sì. e quindi avevano ragione ad andare nella terra promessa. Ma Sì. promessa da chi? Che cazzo? Promessa da chi? Da un testa di cazzo. Ma allora, detto questo, insomma, è enunciato il fatto che questa gente qui, parliamo dei sionisti in particolare, non devono avere più la possibilità di aggredire chi che sia. E soprattutto dobbiamo stimolare la leadership dei cosiddetti rabbini integralisti, che sicuramente sono persone per bene, che Certo. hanno un valore morale dentro di loro e che sono intervenuti in più occasioni, in più manifestazioni, Esatto. per diciamo, condannare Sanzionare e sanzionare questi politicamente comportamenti. questo comportamento infame. Ecco, detto questo, chiudo perché sennò rischiamo che la procedura Di infrazione. rimane sempre a pezzi. Niente, questo discorso qui che volevamo fare, volevo fare Fallo vedere. una diciamo inclusione tematica dei fatti di cui stiamo discutendo adesso, dell'intervento informatico in questa guerra, e ricordare ad esempio anche che i social network oramai, allora, questo volevo dire in estrema sintesi, qui c'è un elenco di tutte le fasi procedurali della realizzazione di internet a partire dal 1860, 1960, con tutta una serie di scale graduali, per cui hanno inventato gradualmente tutta una serie di device, di apparecchi e di tecnologie, di software e quant'altro, per poi arrivare al monopolio dei social network, cioè tutti vengono inventati da qualunque scienziato di qualunque nazionalità, di qualunque provenienza, ma poi, dopo poco, tutti questi ritrovamenti, tutte queste tecnologie vengono monopolizzate dai soliti nasoni, diciamo così. E basta vedere di chi è proprietà YouTube, dell'elenco che non mi viene Non mi adesso, viene nemmeno a me. praticamente tutti i social network, Sì. Facebook e tutti gli altri, oddio, non mi viene, vabbè, cioè, l'elenco di tutti i social network sono tutti di proprietà di questi nasoni. Sarà un caso? Perché sono più bravi degli altri? No, non sono i più bravi, perché la tecnologia l'hanno inventata tantissimi professori, ricercatori di tutte le nazionalità mondiali. Il problema è che poi con i soldi si sono comprati tutti, ma a livello di qualche migliaio di miliardi di dollari, migliaia di miliardi di dollari, come minimo una No, cinquantina ma di sono miliardi. anche comprati perché c'è qualcuno che gliel'ha venduti. Dobbiamo Certo, ricordare questo. E chi certo. ha venduto Ma era questo quelli, ma ricatto. que sì, ma quelli ti minacciano, se non lo cedi ti ammazzano. Quindi Appunto.
quindi non so se condannare quelli che l'hanno venduto o meno. Vabbè, diciamo basta, va. Sì, abbiamo già parlato. Diffondete.